Caccia, sono Alessandro. L'ultima volta abbiamo realizzato la macchina d'aria, mentre oggi vi propongo un lavoretto veramente divertente. Si realizza in meno di 10 minuti. Sicuramente lo potete magari proporre per le vacanze di branco. Andiamo al materiale. Allora, servirà una bottiglia di plastica, dello scotch carta, un cutter, un chiodo dello spessore di 3-4 mm, un paio di forbici, una pallina di ping pong oppure preferibilmente quella di polistirolo che è più leggera, un martello e una cannuccia. Allora, come prima cosa dobbiamo mettere il nastro carta sulla bottiglia, questa altezza, diciamo dove c'è una delle prime linee. Questo servirà per far sì che i lupetti seguano una linea retta. Poi pratichiamo un buco seguendo la linea con il cutter. Una volta fatto il buco, sicuramente per i lupetti sarà più semplice tagliare con le forbici. Questa non ci serve più, svitiamo il tappo e dobbiamo praticare un buco per giù al centro. Una volta fatto il buco lo allarghiamo, perché adesso dovremo inserire la cannuccia. La inseriamo dalla parte pieghevole e lo rimettiamo dentro. Attenzione che la cannuccia non deve uscire di molto, massimo un centimetro dal collo, perché altrimenti dà fastidio. Poi tagliamo la cannuccia circa 5-6 centimetri e adesso vi faccio vedere la differenza tra far volare una pallina di ping pong e quella di polistirolo. Vedete? Questa di qua vola pochissimo, mentre se facciamo con questa, ecco. Questo lavoretto è, chiamatelo come volete, non lo so, marchingegno per far volare le palline di ping pong, insomma, è veramente divertente. Potrete proporre una staffetta o a chi resiste di più con questa pallina in aria, oppure a chi la fa volare e a chi la riprende dentro la bottiglia. Insomma, potete sbizzarrirvi. Alla prossima, buona caccia!